inizio il mio trucco per Revlon con il Photo Ready e io vado ad utilizzarlo subito come correttore, quindi lo stendo su tutta la zona del contorno occhi, tipo con una forma triangolo, poi scendo fino ai lati del naso e risalgo verso le tempie e vado appunto a sfumarlo per bene. Poi passo alla BB Cream, questo è un fattore di protezione 30, quindi è perfetta per la bella stagione, mi raccomando sempre usare la protezione e l'applico con la mia spugnetta che appunto mi dà un finish, un risultato veramente molto naturale, quindi è perfetta ed è molto molto leggera, appunto essendo una BB Cream. Poi qui nel montaggio è sparita la cipria, vi giuro che c'era, e quindi applico la mia cipria per fissare appunto la BB Cream. E poi vado a riutilizzare il Photo Ready che avete appena visto, però stavolta lo uso come primer, quindi lo applico su tutta la palpebra mobile e su quella fissa appunto prima di applicare gli ombretti. E vado a iniziare con il colore più scuro di questa palettina Revlon ed è appunto un grigio molto scuro, è quasi nero, e vado a stenderlo su tutta la palpebra mobile. Poi con un pennello pulito vado a sfumare nella piega in modo che il colore non sia troppo forte lì, e poi con quest'altra palettina, questa è una palette di colori un pochino più neutri, vado a prelevare il marrone e vado ad applicarlo soltanto nella piega partendo dall'esterno e andando fino all'angolo interno, e poi riprendo la palettina che avete visto prima, quella con i colori da smokey eye, e con il grigio scuro vado a segnare anche le ciglia inferiori fino all'angolo interno anche qui. Ora con un pennello da sfumatura pulito vado e sfumo il tutto, sia la parte inferiore che quella superiore del mio occhio. Questo è uno smokey eye, quindi il segreto sta proprio qui appunto nella sfumatura. Ora prendo questo che è tipo un dorato, un marroncino dorato chiaro, e vado ad applicarlo come transition color sopra al colore che abbiamo steso nella piega. Con il pennello di prima vado e sfumo anche questo colore che comunque è molto chiaro, quindi non ci vuole tantissimo, e poi vado a prelevare sempre dalla stessa palette l'illuminante, questo è un color carne, e lo applico sia sotto il sopracciglio che sull'angolo interno per illuminare lo sguardo. Poi passo al Color Stay Eyeliner, che è molto molto morbido e quindi mi piace, è semplicissimo da applicare, non mi fa problemi con l'extension, e quindi vado e lo stendo lungo tutta la parte superiore, poi anche nella rima interna. Sulla parte superiore non dovete andare troppo precise perché tanto il colore è scuro comunque. E poi passo a questo mascara che sto amando nell'ultimo periodo, questo è Lash Potion ed ha un colore molto nero, molto pigmentato, ma è anche lucido e quindi dà questo bellissimo effetto insomma, che con lo smokey eye è veramente qualcosa di fenomenale, e quindi vado a stenderlo sulle punte delle mie ciglia superiori e poi come sempre in modo molto abbondante su quelle inferiori. Ora dalla stessa palette prelevo il marrone opaco, però questa volta con un pennellino appunto a angolato, e vado ad usarlo per riempire le mie sopracciglia. Questo è un colore un pochino più caldo come tonalità rispetto a quello che uso di solito per le sopracciglia. Fatemi sapere cosa ne pensate, se insomma se vi piace su di me, e poi vado come sempre a sfumare per bene insomma la matita che ho appena steso con questo pennellino, e quindi in modo da far sembrare il tutto più naturale. Poi passo al contouring e uso questa terra che mi piace perché dà un effetto naturale, non è troppo scura, con alcune terre ho difficoltà, devo sfumarle un sacco, questa invece è naturale ed è perfetta anche se non siete ancora abbronzatissimissime. E poi vado a sfumarla anche un pochino sempre verso il basso e un po' anche sulle tempie, quello che rimane sul pennello vado a stenderlo anche sulle tempie e un po' sotto anche sul collo, e poi passo al mitico rossetto
rossetto Revlon Ultra HD. Questo rossetto è, mi piace tantissimo per la formula che ha, perché è una formula molto particolare che è in gel, ma ha un'applicazione super super uniforme ed è anche la pigmentazione molto molto forte. E ha una profumazione di vaniglia e mango, che messa di croissant, è fenomenale. Comunque, questo è tutto, un bacione, alla prossima!